Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di 21 cose che non sapete su Minecraft. Come al solito vi ricordo di farmi sapere a fine video quante ne sapevate su 21, naturalmente senza barare. Ma prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like se avete voglia, oppure di premere il pulsantino bianco qua sotto che non costa nulla. Ma detto questo andiamo a vedere tutti questi segreti riguardo Minecraft. Scavarsi sotto al 64% è sicuro, mentre che al 6% c'è la probabilità di ritrovarsi della lava. Ma in questo caso ci basterebbe usare della semplice acqua e a quel punto potremmo salvarci dalla lava. Quindi sì, ad oggi non è più pericoloso quanto lo era un tempo scavarsi sotto. Tutti sappiamo che una fence non si può scavalcare in alcun modo, a meno che non posizionando al di sopra di quest'ultima un carpet. A questo punto potremmo saltarci sopra, oppure usando anche una semplice trapdoor. Quindi sì, per Minecraft se la fence diventa più alta diventa scavalcabile. Alla fine parliamo di Minecraft. Non tutti lo sanno, ma in Minecraft quando andremo a prendere un pesce con un bucket, quello che accadrà è che una volta che lo prenderemo, quest'ultimo si abbasserà di un pixel. Infatti come potete notare benissimo da questa inquadratura, il bucket d'acqua normale è alto un pixel in più, quello col pesce uno in meno. Questa è una di quelle cose che non si nota a meno che non ci si vuole proprio far caso al millimetro. Tutti conosciamo l'invisibilità di Minecraft. Infatti quest'ultima ci permette di diventare invisibili, e proprio grazie a quest'ultima potremmo diminuire il raggio d'azione d'attacco dei mob fino al 7%. Ma questo può essere danneggiato da quanti pezzi di armatura indossiamo. Infatti ogni pezzo di armatura che indosseremo sarà un 17,5% di probabilità in più che ci vedrà. Infatti con un full set il raggio tornerà al 70%. Quindi sì, quando volete usare l'invisibilità levatevi totalmente l'armatura. In Minecraft il numero minimo di caratteri presenti in un nome deve essere di 3, ma diciamo che ci sono 3 utenti che sono riusciti a evitare questa regola. Questi 3 sono BB, G e 8. Loro sono usciti in questo intento per il semplice motivo che loro hanno creato un account quando questa regola non esisteva, ovvero all'inizio di Minecraft. Noi tutti conosciamo lo stile dei villager, infatti quest'ultimo è stato aggiornato nelle ultime versioni dandogli questo nuovo stile, ma in pochi sanno che questo è ispirato a una sfilata di moda di Gucci, infatti è stato detto in via ufficiale dalla Mojang. Quindi sì, i nostri cari amati villager sono più alla moda di noi. Tutti sappiamo quanto sia difficile trovare della netherite, infatti per questo è il minerale più raro di Minecraft, e sappiamo anche che molto di questo si potrebbe celare sotto questa vastità di lava infinita. Beh, ma vi svelo una cosa, è possibile guardare sotto la lava in Minecraft Vanilla, senza X-ray o roba del genere. Per far ciò ci basta usufruire di una grindstone, di una fire resistance e andare sotto la grindstone. In questa maniera potremo vedere tutto quello che si cela sotto la lava, tra cui la netherite. Quindi fate buon uso di questo trucchetto, almeno non rischierete la morte con un letto. Tutti sappiamo che le power del Minecraft ci permettono di andare più veloci. Infatti se saliamo su Minecraft e attiviamo una powered rail andremo veloci. Ma questo non è l'unico modo per andare così veloci. Infatti mettendo un maiale con la sella sopra il minecart, se si può gentilmente, ecco, guardate, sì, io posso fare una cosa bene, quest'ultimo andrà nettamente più veloce. Quindi sì, non usate le power drill, tenetevi l'oro per delle golden apple OP, cioè per delle golden apple, perché le golden apple OP non si possono più creare, ma dettagli, e al loro posto usate dei maiali con la sella e andrete molto più veloci. Tutti sappiamo quanto il warden sia forte, infatti è capace di distruggere qualsiasi forma di vita, ma in realtà c'è un mob che è capace di ucciderlo. Non parlo del wither, del Ender Dragon, ma dell'Iron Golem. Ora, sì, voi mi direte, sì, l'Iron Golem, però quando lo attacca in 3 colpi viene massacrato di botte, ma in realtà possiamo aiutarlo. Infatti procurandoci non poco ferro, potremo dare una mano all'Iron Golem per uccidere il Warden. Infatti continuandolo a riparare, prima o poi il Warden cederà, mentre che l'Iron Golem no. Quindi sì, continueranno così per un bel po' di tempo. E come vedrete, poi una volta che il nostro caro amico Warden non avrà più vita, l'Iron Golem lo farà fuori. Quindi sì, meglio questa opzione che morire malamente contro il Warden, essendo che con un colpo ci leva tutta la vita. Lo shift in Minecraft ci permette di nascondere la nostra name tag, e oltre a questo ci abbassa pure. Ma non serve solo a questo, infatti può essere usato anche contro i mob, perché infatti shiftandoci andremo a ridurre il raggio dei mob del loro attacco fino al 20%. Quindi solo all'80% del loro raggio loro inizieranno ad attaccarci. Ma non finisce qua, perché in realtà si può diminuire ancora di più, ma non con l'invisibilità, ma con la loro testa. Perché infatti se avremo la loro testa addosso, il loro raggio si ridurrà fino al 50% dell'azione. Quindi ci dovremmo avvicinare a 8 blocchi di distanza dallo scheletro per poter essere attaccati. Beh, guardatela così, questa cosa ci salva molto la vita. Soprattutto, peccato che non esista la testa del Warden, se no lì era molto più comodo. Il gatto di Minecraft lo conosciamo tutti, è uno degli animali più bellini insieme al cane, per meglio dire il lupo e la volpe, che sono tutti bellissimi. Ma il gatto in confronto a loro ha un'abilità segreta, ovvero
ovvero quella che lui non potrà mai, e dico mai, prendere danno da caduta. Infatti potrà cadere ovunque e non morirà mai, è letteralmente immortale sto gatto. Quindi sì, diciamo che i gatti sono l'unico mob che non prenderà mai danno da caduta insieme al pollo. La mappa di Minecraft è una delle cose più belle perché ci permette di vedere tutta la zona intorno a noi direttamente da un blocco nelle nostre mani, per modo di dire. E come ben sappiamo si aggiornerà in base alle strutture che abbiamo attorno, se modifichiamo qualcosa o qualsiasi roba del genere. Ma questo può essere bloccato. Infatti andando a un cartography table, usando una mappa più una glass pane, potremmo bloccare la mappa. E a questo punto quest'ultima non si aggiornerà in nessun modo. Anche se renderemo tutta l'erba intorno a noi blu, non si potrà mai aggiornare. Ma questo naturalmente può essere usato a nostro vantaggio, perché infatti potremo andare a creare un'intera mappa di una tinta unita. E sapete cosa potete fare con quest'ultima? Potrà essere usata per creare dei falsi muri. Ma naturalmente, come ben vedete, non funziona benissimo sulla stone. Però a distanza, a meno che non ci si fa caso, si può conteggiare come una cosa nascosta. Naturalmente la saprete usare meglio voi. Lo scudo di Minecraft è un animale molto simpatico, apparentemente inutile, a meno che non per la sacca d'inchiostro. Ma anche lui ha un piccolo segreto da celare. Infatti nella realtà tutti i calamari hanno esattamente 10 tentacoli, mentre che su Minecraft, indovinate un po', ne ha 8. Ma tra tutte le cose strane di Minecraft, sinceramente questa è quella che mi sorprende di meno. Le montagne in Minecraft sono sempre difficili da scalare, ma questa cosa si può risolvere facilmente. Infatti grazie all'uso della Powder Snow e dei Leather Boots potremo scalare una montagna senza alcun tipo di problema. Infatti prendendo quella sotto e posizionandola sopra l'altra potremo creare un pillar che si va a distruggere da solo. E in questa maniera potremo semplicemente scalare una montagna o anche farci un ponte. Anche questo è un ottimo utilizzo di quest'ultimo. Quindi sì, da oggi non avrete più problemi a scalare le montagne o qualsiasi roba che vogliate fare, ad esempio attraversare un void. Come ben sappiamo la targhetta di Innerbone permette di flippare qualsiasi mob, ma in realtà non è così per tutti i mob. Infatti non è così per l'Ender Dragon, perché se gli daremo questo nome non si flipperà. Però vi sorprenderà sapere che quest'ultima però funziona su di lui, ovvero il Wither si potrà flippare. Ma la volete sapere ancora quella più divertente? Che quest'ultima non funziona sugli squid, neanche sui glow squid. Ah, quanto si odia addomesticare questi esseri animali, ovvero i cavalli, perché ci vuole tanta ma tanta pazienza. Però nutrendoli prima con delle mele d'oro sarà molto più facile addomesticarli. Ci daranno come un premio per averli resi così di felici di aver mangiato. Quindi sì, prossima volta dategli da mangiare una bella golden apple prima di addomesticarlo. Per craftare un libro dovremmo andare a creare questa forma qua nella crafting. Beh, in realtà non è esattamente così, perché infatti potremmo crearlo in qualsiasi forma, perché basta che mettiamo 3 di paper e 1 di pelle per poterlo creare. Quindi sì, possiamo farlo anche così. E la stessa cosa vale per il flint e steel. Quindi sì, diciamo che ci sono alcuni item di Minecraft che non hanno bisogno di un crafting specifico, o per meglio dire di una posizione specifica. Tutti sappiamo quanto sia faticoso creare una base per poi vederla distrutta magari in un server. Ma proprio per questo adesso vi svelerò un trucco per creare una base che nessuno potrà vedere, o per meglio dire la potrà vedere ma dovrà darsi da fare. Infatti rompendo della bedrock e andando a creare un passaggio che ci porterà dritto al void, potremo andare a collegare un semplice pollo a questa fence, buttarlo sotto di noi. Quindi pollo, gentilmente devi andare sotto. E a questo punto lui rimarrà lì appeso. Dopodiché andando a piazzare una barca sopra un blocco e distruggendolo, in questa maniera qua avremo una base su cui appoggiarci sopra il void. Quindi sì, saremo tipo immortali. Almeno poi vi consiglio di procurarvi dei firework per uscire da qua e dell'elytra, perché se no non uscirete mai più da questo buco. Spero di non aver già rovinato la vita a qualcuno. Ora noi tutti sappiamo che una chest viene bloccata nel momento in cui ha un blocco sopra che non può permettere di aprirla. Ma oltre a questo può essere bloccata grazie a questo comando qua. Infatti a questo punto la chest non potrà essere aperta in nessun modo, e l'unico modo che avremo per aprirla è quello di usare un item chiamato chest pass. Quindi sì, potrete fare una chest letteralmente impossibile da aprire per qualsiasi vostro amico, tranne a voi che sapete quale item usare per poterla aprire. Quindi sì, io ora Gianfranco non vi ruberà più tutti i vostri minerali e tutto quello che dovete nascondere. Tutti sappiamo quanto in Minecraft sia facile riempirsi l'inventario. Infatti c'è in questo caso l'inventario pieno di blocchi di diamante, ma in realtà esiste un modo per avere un inventario extra. Per far ciò ci basterà abilitare la modalità touch screen, e a questo punto ci basterà trasportare tutti i nostri item all'interno di questa zona qua, e a questo punto avremo un inventario extra. Quindi ora sapete
sapete come avere un inventario extra senza troppi problemi. Però c'è solo un problema, ovvero che quest'ultimo funziona solo dalla 1.19 in basso, perché infatti è stato fissato nella 1.19, quindi tutte le versioni precedenti però si può usare. Con questo detto tutto, fatemi sapere con un commentino quanti ne sapevate su 21. Ma detto questo, ci vediamo domani con un nuovo video. Vi auguro una buona continuazione. Ciao!